Entro la seconda metà del 2017 la Basilica di Colle Maggio tornerà fruibile per tutti gli aquilani. Il restauro, come è noto, sarà finanziato dall'ENI e ad eseguire i lavori sarà invece la ditta Arcas S.p.A. Già nei prossimi giorni inizierà l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori che dovrebbero iniziare a ridosso delle festività natalizie. Lavori importanti questi che andranno spediti per riconsegnare al più presto uno dei simboli dell'aquilanità alla città dell'Aquila, considerando anche la candidatura della Perdonanza Celestiniana Patrimonio Immateriale dell'Umanità. La progettazione è stata curata dalla Sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza e per le Attività Tecnico e Scientifiche invece ha un pool di università, Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma e ovviamente l'Università degli Studi dell'Aquila, seguiti da personale qualificato dell'ENI.